Costantino Vitagliano è stato molestato da una donna potente della televisione italiana. Lo ha confessato a Novella 2000, raccontando al settimanale che all'epoca era giovane, ma nonostante tutto la donna era molto determinata. Ero giovane, a Milano, a una cena ho conosciuto una donna. Più grande di me, molto potente, molto conosciuta in certi ambienti che frequentavo per lavoro. Mi disse che voleva trascorrere la notte con me, però a me quella donna proprio non piaceva, ricorda Costantino Vitagliano parlando con il magazzino. Ho cercato con educazione di farle capire che non ero disponibile, ma senza neanche rendermene conto mi sono ritrovato con la sua mano che faceva insistentemente e senza nessuna vergogna pressione su di me in una zona off limits, spiega l'ex tronista allusivo Meno. Ho tolto la mano, e con fermezza le ho detto che non c'era nessuna possibilità. Per gli uomini come per le donne si tratta di una situazione che scatena emozioni diverse, nel caso di Costantino il rifiuto è stato secco e accompagnato da un certo disorientamento. Forse era la prima volta nella vita che riceveva un no e non poteva accettarlo. Mi diceva: se stai con me ti cambierò la vita, avrai tutto quello che vorrai e non dovrai mai più lavorare. A quel punto ho cominciato a essere infastidito e sono diventato più brusco. Ecco, questa è la grande differenza tra un uomo e un donna.